Questa è una struttura praticamente che fu abbandonata già nel post terremoto e quindi a noi il merito di averla restituita alla città quest'oggi nella sua interezza, perché parzialmente era stata già consegnata come sede della sesta circoscrizione della Misericordia. Adesso c'è stato il completamento dei lavori che sono consistiti nel rinnovo della recinzione esterna, della pavimentazione perimetrale, della sistemazione delle aree esterne, soprattutto dell'anfiteatro, della sala lettura, della biblioteca e della sala multimediale che inaugureremo questa mattina. Quindi una nuova struttura al centro città al servizio dei cittadini.